Maestro Bellocchio, lei si trova qui stasera a OBK, questo tipico ristorante mitico di Los Angeles, ma la ragione della sua presenza è questo Festival del Cinema Italiano, che sembra, fra l'altro, a leggere un po' le gazzette italiane, i media italiani, sembra un po' dimenticato dalla madre patria. Proprio vero che nessuno è profeta in patria, però sarebbe bello se qualcuno fosse profeta anche a Los Angeles. Allora, questo festival è completamente dedicato, che ci può dire? Posso dire che io ho accettato con grande interesse, insomma, questo retrospettiva, che è parziale, però è una retrospettiva. Bravo. Di film che nella mia filmografia sono molto importanti, insomma. E quindi il fatto che un pubblico americano, ma penso di italiani ma anche di americani, lo possa vedere, io spero di avere dei riscontri, qualunque essi siano, proprio per capire quanto possano questi film interessare. Ma il primo riscontro è che ogni volta che uno dei suoi film viene proiettato nell'ambito del festival, la sala del il Chinese Theater è strapieno. Già questo può essere. Vabbè, certo, questo... E non sono gli italiani residenti a Los Angeles, ma sono gli americani che sono appassionati d'Italia e di Bellocchio. Questo. Vabbè. Numerosi miei film sono stati presentati qui negli Stati Uniti, fin dal mio primo di tanti tanti anni fa, I Pugni in Tasca, e quindi il mio rapporto con gli Stati Uniti è questo. Io non ho mai lavorato e ormai, insomma, ho una certa età e penso che concluderò la mia carriera in Italia, però c'è un pubblico credo non vasto, però di intenditori che apprezza il mio lavoro, e questo mi incoraggia, insomma, per un artista, per un autore, è un riconoscimento che ti spinge a continuare, insomma, e a insistere nella tua strada. Senta, maestro, ma scusi tanto, ma come fa un personaggio come lei del cinema italiano, uno, e non le regalo nulla dicendo questo, a ritrovarsi con la filmografia italiana corrente dei cinepanettoni? Non è che non voglio commentare per prudenza o per diplomazia, è un altro modo di fare cinema. Poi c'è anche quell'aspetto in Italia che dicono i produttori, che questi grandi successi di certe commedie hanno ridato ossigeno al cinema italiano. Io credo che con molto realismo debbano poter coesistere sia quel tipo di prodotti che altri prodotti più che sono più dei prototipi, che sono più alla ricerca di forme nuove, di immagini nuove. Io credo, senza nessuna immodestia, che certi film, ma non solo miei, ma di altri autori qui negli Stati Uniti, possono arrivare e possono essere apprezzati proprio perché propongono delle immagini, uno stile, una forma che sono originali. Ecco, questa è la soddisfazione rispetto magari a dei grandi successi italiani che poi rimangono lì in Italia, insomma. Per un autore, per un artista, l'unica possibilità è di imporsi su forme nuove, su immagini originali che sono riconosciute anche da un pubblico internazionale. E quindi anche un festival come questo di Los Angeles del cinema italiano, organizzato splendidamente da Pascal Vicedomini, può essere sicuramente un tool, cioè un mezzo, un modo per diffondere proprio questo messaggio della cultura cinematografica italiana, maestro? Ma direi di sì. Tutte queste manifestazioni in
qualche modo hanno anche questo scopo e credo che lo scopo sia raggiunto. Che poi o quanto se ne possa parlare in Italia non lo so, se la cosa è... L'importante è che se ne parli qua. È qui, esatto. Che in Italia non arrivi o arrivi poco, o dovrebbe arrivare di più ma arrivi di meno. L'importante è che qui se ne accorgano e per difendere un piccolo spazio del nostro cinema negli Stati Uniti. Grazie maestro. Prego, grazie a voi.